Here's a small challenge for you. Quindi una piccola sfida per tutti voi. This is called the impossible page. Yeah? Impossible page. Questo qui si chiama pagina impossibile. What? You have a lot of paper. You cannot touch the page. Ci sono qui diversi fogli, ma non potete toccare la pagina. You can look. You can go here, try to understand, but no touching. Ah, you cannot. Okay? No cheating. Potete guardare, guardarlo dal basso, insomma da tutti i lati, ma non potete toccare e non potete nemmeno soffiare. You have papers and your mission is to make yourself a page like that. Flavio e Nicolas, non ci sono. Buongiorno a tutti, io sono Domenico Centrone, rappresento uno dei membri dello staff dell'Arti che cura questa iniziativa che è Laboratorio dal Basso. Oggi siete qui, parte questo laboratorio Riscosse, grazie alla volontà di due associazioni, l'associazione Play e l'associazione Link di Altamura. Un laboratorio dal basso molto molto bello, stimolante sui temi della creatività e del punk marketing. Deriva per l'appunto dai bisogni di apprendimento dei giovani, giovani aspiranti imprenditori, di giovani che fanno qualcosa sul territorio pugliese e che hanno il desiderio di apprendere qualcosa in più per meglio fare quello che già fanno. Ecco qui. Dunque, grazie a questo laboratorio hanno portato sul nostro territorio qui in Puglia eccellenze da tutta l'Europa, anche dagli Stati Uniti, avremo i docenti degli Stati Uniti. Quindi per l'appunto Laboratorio dal Basso è la vostra opportunità per apprendere, per fare meglio impresa, un apprendimento basato sui vostri bisogni di apprendimento. Laboratorio dal Basso si declina in tre iniziative, non so se già le conoscete, se conoscete l'iniziativa, sono i laboratori che per l'appunto questo che oggi e nei prossimi giorni seguirete, c'è un'altra iniziativa che è testimonianze e poi un'iniziativa di mentoring in cui praticamente vengono affiancati le giovani idee in uno stato primordiale a diciamo esperti senior che hanno già fatto qualcosa di successo, quindi uno scambio di conoscenza tra chi ha esperienza e chi non l'ha. Se avete voglia di apprendere e di fare qualcosa tramite Laboratorio dal Basso, noi dello staff, Nicolas, Flavia, ma anche Paolo e Annibale, siamo a vostra completa disposizione, i nostri contatti li avete, io vi auguro davvero di trascorrere un buon laboratorio, di apprendere, di diventare bravi nella creatività, nel marketing, nel punk marketing e nel co-working. Vi faccio un in bocca al lupo per il vostro percorso da aspiranti, diciamo, esperti in questi settori. Passo la parola all'organizzatore, al coordinatore di questo laboratorio, Mino Vicenti, coordinatore per l'appunto del laboratorio Riscossa. Buon laboratorio a tutti. Grazie a Domenico. Intanto benvenuti, siete numerosi, non tanto quanto ci aspettavamo, per fortuna forse, Anita è più felice, con un gruppo più piccolo è più facile lavorare e ovviamente i risultati sono migliori. Io mi chiamo Mino Vicenti, sono di Altamura e rappresento l'associazione Link, che è uno dei co-promotori, e vorrei invitare qui invece Lucia, che è il presidente dell'associazione Centro Play, sempre di Altamura, che è l'ente che appunto... ha proposto questo laboratorio. Abbiamo lavorato insieme su un'idea dell'associazione Link e abbiamo deciso insomma di lavorare un po' su questi temi, che sono temi roventi al giorno d'oggi. Senza creatività non si va da nessuna parte, Anita ce lo conferma. Si rimane, come dire, nel proprio guscio. La creatività è la chiave di accesso a questo mondo nuovo, un po' difficile da interpretare,
è un po' difficile ovviamente da vivere, però con la creatività probabilmente riusciremo a fare un pezzo di strada più facilmente o più lunga. Laboratori dal basso, riscosse, lo abbiamo chiamato riscosse perché intanto contiene la parola scosse, quindi noi intendevamo con questo dare un po' una scossa, come dire, alla sonnolenza che qualche volta caratterizza i giovani. Quindi non rifugiarsi nel puro lamento, nel puro piagnisteo, ma darsi una mossa, scuotersi, cominciare a utilizzare questi strumenti, la creatività innanzitutto, e poi anche delle modalità abbastanza nuove, anche se vecchie come il cucco, direi io, il co-working, la cooperazione, lo scambio, il crowdfunding, che sono, diciamo, assolutamente cose che non hanno inventato, insomma, i creativi di oggi, hanno solo recuperato, come dire, qualcosa di molto molto antico e che purtroppo invece la modernità ci aveva portato un po' a perdere, a tralasciare. Quindi le riscosse, nel senso anche di, come dire, riprendersi quello che magari il presente rischia di toglierci, cioè il futuro, cioè la speranza, la progettualità per una vita, come dire, creativa, e soprattutto che dia ai più giovani anche la possibilità di un lavoro stabile e di una certezza su quello che poi è il loro futuro. Quindi oggi cominciamo con questo laboratorio che dura 2 giorni. Abbiamo 2 formatori, secondo noi, di eccezione. Abbiamo Anita Silva, che lavora da circa 20 anni nel settore dell'educazione non formale. Il settore dell'educazione non formale significa che quello che Anita fa e che quello che facciamo anche noi dell'associazione Link, ma anche l'associazione Play, sono percorsi di educazione per i più giovani, però, come dire, corrono in parallelo al percorso dell'educazione formale, che è quella che sapete dell'università, degli studi accademici, e che è altrettanto importante. Quindi è molto opportuno, secondo noi, che questi due mondi convergano, perché ognuno porta con sé un patrimonio di conoscenze, di approcci ai problemi e alle cose diversi, e quindi l'integrazione di educazione non formale e formale, secondo noi, è molto molto importante. Anita Silva lavora con un'organizzazione portoghese, è impegnata in alcuni network europei, come European Network of Animation, still? Not anymore, ma è stata impegnata in molti network europei e lavora come formatrice appunto in progetti europei da diversi anni. E ha accettato molto volentieri questo nostro invito, per cui la ringraziamo per questa sua presenza qui in terra di Puglia per queste 2 giornate di lavoro. E poi abbiamo un altro barese pentito, nonché bretone francese, Fabrice Lefloc, che ha un profilo in qualche maniera simile, anche lui è formatore, ha lavorato per diversi anni nel pool dei formatori del Consiglio d'Europa, anche lui con diversi network europei, ha lavorato in Italia e ha vissuto a Bari per alcuni anni, ormai qualche anno fa, e poi è tornato in Puglia, in Bretagna, scusate. Attualmente collabora con la regione Bretagna, anche lì come formatore, come progettista europeo. E Fabrice quindi darà anche un contributo fondamentale insieme ad Anita per questo avvio di riscosse. 2 parole sui prossimi workshop, non so se vi siete iscritti o no, saranno chiuse le iscrizioni a breve. Abbiamo un workshop sull'intercomprensione linguistica, che è una cosa difficile da comprendere, ma è molto interessante, ve lo assicuro. Cioè, come approcciarsi alla molteplicità, alla complessità del mondo attuale, anche da un punto di vista linguistico, senza dover necessariamente studiare tutte le lingue, ma, come dire, dotarsi di una serie di strumenti, di meccanismi per poter interpretare da un punto di vista linguistico il mondo attuale. E per questo avremo Marie-Pierre Escubas, che è una docente che lavora all'Università della Sapienza di Roma, anche lei francese ma vive in Italia da diversi anni, e fa parte anche lei di diversi network europei che si preoccupano di divulgare, di promuovere, diffondere l'intercomprensione linguistica. Poi avremo Paoletti di Casa Natural, da anni impegnato nel mondo del co-working, che ci racconterà questa sua esperienza che sta portando avanti a Matera da alcuni mesi.
avremo Custodero, che ci fa molto piacere avere qui in Puglia perché è pugliese e attualmente lavora al Lab, che è una struttura, come dire, in tutto e per tutto simile a questa in cui siamo oggi, ma Lab di Londra, King's Cross Hub di Londra, che è uno dei più importanti al mondo. E lei è pugliese e torna molto volentieri qui in Puglia a parlare di questa sua esperienza, questo percorso formativo. Chi altro avremo? Avremo, chi sto dimenticando? Carles Cunil, che farà un po' una panoramica di tutte le possibili declinazioni del co trattino qualcosa, quindi co-living, co-working, car sharing, un po' questa sharing economy di cui si sente parlare da un po' di tempo, ci farà un po' un quadro generale. E poi avremo Sala, che è un altro catalano, che verrà a parlarci dell'esperienza di Vercami, che è uno dei tanti siti, devo dire la verità, che adesso ci sono online, di crowdfunding. Il crowdfunding è un meccanismo che ci permette, per chi non lo sapesse, di, come dire, finanziare le nostre idee, facendo leva su una sorta di microfinanziamento, quindi tante persone che contribuiscono in minima parte a finanziare la nostra idea progettuale. Si mette un'idea su un sito, se l'idea è vincente, se piace, ovviamente la gente contribuirà nel suo piccolo, ognuno nel suo piccolo, a finanziare quest'idea. E poi abbiamo il workshop finale, che è quello di Richard Lermer. Purtroppo è diciamo è venuta meno la presenza di Mark Simmons, che era un altro dei due formatori statunitensi che avevamo invitato per problemi logistici e organizzativi, che non vi sto qui a raccontare, ma Richard Lermer sarà qui l'8 e il 9 di marzo e ci parlerà di punk marketing, di strategie di marketing, e, come dire, dando fondo a tutte le sue risorse di esperienza decennale nel settore del marketing e della creatività. Richard Lermer è autore di Punk Marketing, il libro che qualcuno di voi forse conosce, anche se non è stato tradotto in italiano. È un workshop molto interessante che vi consiglio di seguire e sarà tradotto in simultanea. Invece oggi abbiamo una traduzione consecutiva, ringraziamo Vera che aiuterà soprattutto Anita. Fabrice parla italiano, quindi non ha bisogno di traduttori. E volevo appunto ancora ringraziare innanzitutto The Hub, che è l'altro partner di questo progetto Riscosse, che ci ospita qui durante tutta la durata del percorso formativo, e Casa Natural di Matera, appunto, che è l'altro partner. Detto ciò, io non aggiungo altro, solo due informazioni tecniche. La prima è per quanto riguarda la pausa, che possiamo anche gestire poi in maniera amichevole, ma è prevista tra le 13.30 e le 14.30, c'è un bar qui nei dintorni dove potete prendere il vostro caffè, se non sapete dov'è chiedete in giro. E l'altra cosa molto molto importante, c'è un bar qui nei dintorni e il bar apparve. miracoli di Riscosse. L'altra informazione tecnica molto molto importante è questa. Vi chiediamo gentilmente, se non lo avete già fatto, in qualunque momento della giornata di registrarvi, lì c'è un banchetto, apponendo cognome, nome, indirizzo email. Questo è molto importante sia per Arti, che ha bisogno ovviamente di documentare la presenza di tutti voi a questi laboratori. Ed è anche importante per noi, perché con questo database che andremo a creare, noi vi ricontatteremo per due motivi. Uno, vorremmo avere, anche se diciamo con calma, quando il workshop sarà concluso, una vostra valutazione, perché questo è importante per noi come organizzatori e anche per i formatori, avere un vostro feedback. Quindi vi manderemo un formulario online e vi chiederemo gentilmente di esprimere, diciamo, la vostra valutazione, il vostro gradimento per questo workshop, come anche per i successivi. Ci serve poi ricontattarvi, anche perché qualcuno già ce lo ha chiesto, e quindi rispondo per tutti, rilasceremo, ma non così a mo' di spreco di carta, ma per chi veramente lo vuole avere, un attestato di partecipazione. Per cui, piuttosto che produrlo per tutti, vi manderemo un'email chiedendovi se desiderate avere un attestato di partecipazione. Chi lo vorrà, noi lo produrremo e lo invieremo successivamente. Credo di aver detto tutto. La parola a Anita Silva.
Grazie. Welcome here as well. So, in English now, to be more creative, yes. So, if you don't understand what I say, you can imagine. If you don't want to imagine, you can listen to Vera and she will translate some things, yes? Okay. Quindi parlo in inglese, se non capite qualcosa... Mi sentite? Sì. Se non capite qualcosa, potete immaginarlo, oppure c'è Vera che vi aiuterà a capirlo, io. If you don't need translation, we can tell Vera to sit down and enjoy. So we need to know, is it better to have the translation or better without translation? What do you think? Se non volete la traduzione perché capite tutti, potete dirlo e io mi siederò, altrimenti insomma dite quello che preferite fare, se volete la traduzione oppure no. Traduzione? La traduzione? Chi vuole la traduzione alzi la mano. Okay. We so keep. They are the ones who wants the translation. Very good. So we keep it. È possibile che servirà anche la traduzione del mio italiano al vero italiano. You can speak French and then. So, my name is Anita. I'm a social cultural animator. Quindi mi chiamo Anita, sono un animatore socioculturale. I have studied creativity and innovation. Ho studiato creatività e innovazione. And I do different jobs. I teach in university. E faccio diversi lavori. Insegno all'università. I give trainings in Portugal and in Europe, like Mino said. Faccio formazione in Portogallo e in Europa, come ha detto Nino. And I have a small company that I manage that does trainings and non-formal education projects in communities. Ed ho una piccola agenzia che si occupa di formazione di progetti non comunità, progetti all'interno delle comunità. And I'm also a clown. E sono anche un clown. Voilà. And that's about me and Fabrice. Funziona. Ok, io sono Fabrice, donc sono francese, bretone esattamente. Mino ha detto praticamente tutto. Dunque, in verità sì, anche io sono formatore e coordinatore dei progetti europei. Per la metà del tempo lavoro per un'organizzazione su dei progetti europei, per l'altro tempo lavoro per la regione Bretagna come formatore su tutte le questioni europee. Allora, infatti, all'inizio mi sono chiesto ma perché Mino mi ha chiesto di venire parlare sulla creatività, perché io non ho scritto libri sulla creatività e non ho studiato tanti anni sulla creatività. Allora non porterò la risposta ora, ma potremo parlare di questo alla fine di questi due giorni. E io ho trovato la risposta durante l'ultima settimana. Ok, so to start, I will invite you to take a paper and a pen. Yes, you have in your chairs. Quindi per iniziare vi invito a prendere un foglio di carta e una penna, che è una matita che avete lì sulla sedia. And I leave you a question. E vi faccio una domanda. What are your thoughts about creativity? When you talk about creativity, what comes to your mind? Thoughts, questions, words, drawings, what is it? Che cosa pensate della creatività quando sentite la parola creatività, creativo, che cosa vi viene in mente? Pensieri, idee, disegni, domande. And for 3 minutes you can practice. 3 minutes to put it on paper as you want. Quindi avete 3 minuti per scrivere, per insomma scrivere sul foglio quello che vi viene in mente quando ascoltate la parola creatività. La cosa importante è mettete il limite, perché questa carta è per voi. Yeah. Potete scrivere tutte le cose che vi vengono in mente.
I don't think so. Okay. So everybody put it something, yes? Quindi tutti hanno pensato a qualcosa, hanno scritto qualcosa, giusto? So we're not going to hear all your reflections. It's for you. Quindi non vi chiederò di raccontarmi, insomma, le vostre idee, i vostri pensieri. Questo è un qualcosa che rimarrà a voi. The idea is that during these 2 days, if you don't get your answers, if you don't get your reflections, you ask. Quindi l'idea è quella di che durante, insomma, questi 2 giorni, se non riuscite ad ottenere le risposte alle domande che vi sono venute in mente, allora potete chiedere a me. Very good. We started to talk about creativity without talking about creativity. Quindi abbiamo iniziato col parlare di creatività senza però parlare di creatività in effetti. Outside with the impossible page, you were all talking like it's impossible. Is it? Can you do it? Quindi lì prima abbiamo fatto l'esercizio della pagina impossibile. Tutti voi vi siete domandati, ma è impossibile, ce la posso fare? Yeah, and these are the questions that normally are in our heads about creativity. Can I do it? Can I do it? E queste sono le domande che di solito ci vengono in mente quando pensiamo alla creatività. Ce la posso fare? Lo posso fare? And the reason why many times people don't think they are creative. La ragione per cui la maggior parte delle persone pensano di non essere creative. It's because there are a lot of myths around creativity. È perché ci sono tanti miti che ruotano intorno alla creatività. And this morning we will talk about this, the myths and the obstacles for creativity. E questa mattina parleremo proprio di questo, di tutti questi miti e degli ostacoli alla creatività. We also going to try to understand what is the process of creativity in our brains and what kind of thoughts we need to have. Cerchiamo anche di capire qual è il processo di creatività all'interno della nostra mente, del nostro cervello e quelli che sono i nostri pensieri. Tomorrow and this afternoon will be the time to play with creative exercises. Domani ed oggi pomeriggio avremo il tempo di giocare con appunto esercizi di creatività. And tomorrow especially we're going to ask you to have lots of ideas. E domani vi chiederemo di esprimere e di avere tantissime idee. Yes. The more stupid, the better. Più sono stupide, più sono belle, yes, più ci piacciono. The best. So, some people are already like, yes, I can do that. Very good. Qualcuno sta già esultando e dice, sì, ce la posso fare. Okay. I'm going to ask you to put your hands like this to warm up, because it's cold in here. Quindi vi chiedo di fare così, di sfregare le mani. And like this. E di metterle poi così. And like this. Poi così. And like this. Così. And like this. Yes. Very good. And like this. Very simple. And now you're gonna stretch your indicator fingers. This. Ora dovete sollevare, insomma, i vostri indici. Yes, but not like this, crossed. Ma dovete incrociarli. Crossed, yes, crossed. And now you put the nails on your nose. Ed ora mettete l'unghia sul naso. Perfect, you sul look naso. Great. You look great. This belli. Is on television, very good. Good, you look fantastic per la now. Your mother is very proud. Vostra madre è orgogliosa di voi. And now, without taking your fingers, you have to take your hands like this. But the fingers don't move. Ora, senza muovere le 2 dita, dovete liberare le mani, metterle così. Ah, very good. Okay, some people did. No, some people don't. We'll do it again, okay? Without translation, because now you understand. Okay, lo facciamo di nuovo. E hop, 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 hop. Voilà. E... No c'era. Some people c'era. C'era, no c'era.
Some people their nose is like this and it doesn't work. Qualcuno ha il naso storto, perciò non funziona. Okay, one question. When you were doing this, did you thought about your problems at home? Quando, una domanda, quando mentre facevate l'esercizio pensavate ai vostri problemi a casa? No. Were you concentrated on the exercise? Quindi eravate concentrati solo sull'esercizio? Yeah. This is why this workshop we're gonna play a lot. Ecco perché in questo laboratorio giocheremo tantissimo. Because we believe that when people are playing, they are focused, they are concentrated, and therefore they are taking more out of the experience. Perché pensiamo che quando si gioca le persone riescono ad essere più concentrate e quindi a cogliere molto, molto di più. Voilà. So this will be the methodology for the 2 days, yes? We're gonna play a lot, okay? Quindi questa è la metodologia di queste 2 giornate, giocheremo tantissimo. We start about our creativity, yeah? Quindi abbiamo iniziato parlando di creatività. This is a Prezi, it's public, you can find it on internet if you search creativity Prezi, okay? It's public on internet, online. Questo è pubblico online, potete trovarlo online. Yeah. Barriers for creativity. Quindi le barriere alla creatività. For me, one of the biggest barriers for creativity is that people think they have to think outside the box. Per me uno dei principali delle principali barriere alla creatività è il fatto che le persone pensano che devono pensare al di fuori degli schemi. Because we are a box. Voilà. Perché noi siamo una scatola, diciamo. We have limitations. Quindi abbiamo dei limiti. The idea here is that you find freedom within your limitations. Ma l'idea è di trovare libertà all'interno della, di questi limiti che abbiamo. One long mistake that a lot of people make is to believe that there is only one right answer for every problem. Uno degli errori che le persone di solito fanno è pensare che ci sia una sola risposta giusta ai problemi. For example, you can write down what is the answer for what I'm going to write here. Ad esempio, potete scrivere quella che pensate sia la risposta a quello che sto scrivendo. You can write it down. Scrivetelo. It's difficult, I know. È molto difficile. Okay. Who of you wrote this? Chi tra di voi ha scritto questo? A majority, very good. That's good. That's not bad. I'm glad you know your mathematics. Very va bene, good. Va bene, non è un problema. Significa che siete bravi in matematica. But now try to look for other answers that are also true. Ma any ora, answer. Ora cercate altre risposte, qualsiasi risposta che secondo voi può essere vera. Go. Very good. 22. Okay, it's also correct. It's not mathematically correct, but it's also correct. Anche 22 è corretto, non matematicamente corretto, ma corretto. 3 più 1. 3 plus 1. Very good. Also correct. Anche questo è corretto. P plus P. Like this plus like this? Okay. B più B. Very good. Okay. What else? Che altro? 3. Why not? Perché no? What else? Che altro? C'è qualcos'altro? Yes. 1 plus 1 plus 1 plus 1. Good. What? Snakes. 4 snakes. 1 snake, 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 snake. Yeah? Yeah? 2 snakes. 2 snakes. Yeah? Cobra? Snakes. 2 serpenti. Yes. Many snakes. Okay. You can also say this is an answer. Yes? It's a 2 and a 2.
Potete anche dire quella è una risposta, perché un 2 è un 2. This is also an answer. Anything can be an answer. In creativity, it's not so much about the efficient right or wrong answer. Quindi nella creatività non parliamo di risposta giusta o corretta. We talk about how many possibilities there are. Ma parliamo dell'insieme di possibilità che ci sono. And this is the more important, more than having the right answer. E questo è molto più importante che avere una risposta giusta. A lot of times we adults we look for the right answer because we learn in school to have always the right answer. Spesso noi adulti pensiamo alla risposta giusta perché abbiamo imparato a scuola che dobbiamo sempre cercare la risposta giusta. Children are more creative normally because they can look for different possibilities without being concerned to have the right answer. Invece i bambini sono molto più creativi perché pensano a varie possibilità, non pensano che devono avere una risposta giusta. Another problem is always follow all the rules. Un altro ostacolo è che sempre seguiamo tutte le regole. Now, I'm not saying that if you break the rules you are creative. Ma non sto dicendo che se non rispettate le regole siete creativi. If you go on the traffic, it's red, you turn against the traffic, it's not creative. Se siete in strada, c'è il semaforo rosso e voi premete l'acceleratore, sicuramente questo non è essere creativi. You can make this in your little lot, like this big, not very big, eh? Like this. Anche voi potete disegnare questo, non molto grande. It's not, there's more places here and there. You can see better from there, maybe. The problem with following all the rules at all time is that we invent rules that don't exist. Il problema di seguire le regole tutte le volte è che finiamo con l'inventare delle regole che non esistono. And we do a small exercise. E facciamo un piccolo esercizio. You can draw this as well in your notebook. Anche voi disegnate quello che sto disegnando io. Imagine that this is a neighborhood. Immaginate che questo sia un quartiere, un vicinato, insomma. Very dangerous. Molto pericoloso. Yes, mafia portoghese. La mafia portoghese. Yes. It's so dangerous they made a big wall around the neighborhood. È così pericoloso che hanno costruito delle mura altissime. Yeah. And these are houses. E queste sono delle case. Each family has two houses. Ogni famiglia ha due case. The family of the Antonios. La famiglia degli Antonio. The family of Berardo. Quella dei Berardo. And the family of Chiara. Chiara family, very good. E la Chiara. Famiglia Chiara. Okay. What happens? You are architects. Quindi che cosa succede? Voi siete tutti architetti. You have to find a way to make roads from one house to the other house of the same family. E quindi dovete cercare di costruire delle strade che colleghino le due case della stessa famiglia. Very good. But there is a problem. The roads cannot cross because if they meet on the street, bang bang, they die. Però c'è un problema, le strade non possono incrociarsi perché se si incontrano i membri delle famiglie allora si ammazzano tra di loro. Voilà. So you have to make three roads from A to A, B to B and C to C. Quindi dovete fare tre strade da A ad A, da B a B e da C a C. Without crossing. Evitando che si incrocino. Go. Create Suerte. Queste strade. How do you disegnate say good le luck? Strade. Buona fortuna. Buona fortuna. No. Very good question. You cannot go outside.
Non no. potete uscire dalle mura. No. No, not you cannot have bridges, not up and down, not go under the ground, you cannot destroy houses. Non potete avere dei sottopassaggi, dei ponti, niente. No. You cannot kill the family. Non potete ammazzare la famiglia, niente. No. Hmm? Peace, pace. No, there is no peace, pace. No. Non c'è pace. If you can do it, you raise your hand. Se ci siete riusciti, alzate la mano. Corsie, can they do lanes? What? Lanes? Can they make lanes of the road? Different lanes? No, no, no. They see each other on the lanes. A good idea, though. You manage? No, no. This is the wall. You cannot go here. No. You cannot go on top of the wall of the square. Non potete uscire dalle mura. Very good. Yes. Obla. Very good architect. It's nice, no? When somebody makes it, everybody else gets. Bello, no? Perché quando qualcuno ci riesce, tutti gli altri sono invidiosi e si arrabbiano. Of course. Frustration. No, no, sorry. No, you cannot move the houses of the family neither, no. Okay, we're gonna stop here. I'm gonna help you. You wanna show me? Yeah, go. Very good, just in time, very well. Okay, many of you maybe did this. You join A with A. Bah. Yes, you, maybe molti you tried this. Molti di voi forse hanno fatto così. And then B with B. Mi hanno collegato quindi A con A, B con B in questo modo. And now what is the problem? Però qual è il problema? C to C, why is it a problem? C a C, perché è un problema? Why? You cannot cross it. You're making your own rules. You're inventing rules. You don't have to fly, no. But you're making rules that don't exist. Look. State inventando una regola che non esiste, perché vedete cosa succede. Your eyes invent a rule that don't exist. I vostri occhi inventano una regola you che did? Non esiste. Very good. Ah. Ah, you meant this with lanes. Sorry. So you did it well. So, this is the thing. Our eyes, our ears, our hands, our senses, they invent rules. Quindi questo è il problema, i nostri occhi, le nostre mani, insomma, inventiamo delle regole. Whenever the picture is not complete, our brain fills in with previous experience, with whatever. Quando il quadro insomma non è completo, il nostro cervello agisce pensando ad esperienze passate. And then he invents rules. E quindi inventa delle regole. And they don't exist. Che non esistono. Another problem, another barrier to creativity is to be too pragmatic. Un'altra barriera alla creatività è quella di essere troppo pragmatici. I have this problem. Io ho questo problema. If I'm in a group of work and somebody tells us that we need to make 8 squares, we need to cut 8 squares. Se sono in un gruppo di lavoro e ci viene detto insomma di preparare di costruire 8 quadrati. No, simple. Tagliare 8 quadrati. Something very simple. For me, I take the scissor, I take the paper and I start. Io che cosa faccio? Prendo le forbici, prendo il pezzo di carta e inizio a tagliare. If there are people in the group that are not pragmatic, ma se nel gruppo ci sono delle persone che non sono pragmatiche, and they start saying, maybe we can cut
squares with a different way with our hands. Maybe we can be artistic and we can draw the squares different. Iniziano a dire, bah, forse possiamo tagliare i quadrati con le mani, oppure possiamo costruirlo in maniera un po' particolare, in maniera più artistica. I get like this. Io mi innervosisco. Yes, because I think it's 8 squares. It's simple. It's not difficult. Let's do it. Period. Perché dico, sono solo 8 quadrati, è semplice, non c'è da fare molto. And this is normally very efficient of me. To say it. Normally I'm very fast on making 8 squares or whatever task that it's simple for me. E quindi per me questo è molto semplice, in maniera molto efficiente riesco a fare questi compiti molto che per me sono semplici, 8 quadrati sono semplici per me da fare. The problem is that whenever I need to find different ways, better ways to do things, instead of letting the group get there, I castrate the group. Il problema è che quando dobbiamo fare delle cose più complicate, invece di aiutare il gruppo ad arrivare, insomma, a fare quella cosa, in qualche modo ostacolo il gruppo, limito la creatività del gruppo. Yes. There is a movie about me they made, I think. They know me and they made a movie, I think. Hanno fatto un video su di me perché mi conoscono bene. Can we have sound? Can you translate? Can you translate the last sentence? Penso ancora che non sia possibile. Yeah. So this is the problem with being pragmatic, is that you don't give space for other people to look for solutions. Who is pragmatic here? Quindi questo è il problema di essere pragmatici, che non si lascia spazio alle altre persone di trovare altre soluzioni. Chi è pragmatico qui tra di voi? Yes. Some people are like this. Wow. Okay, this is another obstacle, to believe too much in logic. Okay, logic is important, yes? It's not because if you are illogical that you are creative. Quindi questo è un altro ostacolo, credere di essere troppo nella logica. Cioè, però non significa che essere nella logica sia sbagliato. Again, the problem is that if you always follow all the rules, all the logic, if you believe that the logical way is the best way, then you are missing a lot of possibilities. Il problema è che se seguite sempre tutte le regole, sempre ciò che è logico, allora perdete diverse possibilità. Okay. I was in very good. I was in Mars, in the planet Mars. Io sono stato su Marte. Yes. And in the Mars, the people that live there, e le persone che vivono su Marte, they have a different way of counting the numbers. Hanno una maniera diversa di contare. I'm going to do this here, you don't have to write. Lo faccio io, ma voi non dovete scrivere. So I'm going to show you one number, for example. What number is this one? Quindi abbiamo un numero. Che numero è questo secondo voi? 3? No. 2? No. 1. Very good. This is a 1. Questo è 1. Yeah. Okay, we do another one. What number is that? Questo invece? Cinco, no.
Zero, no. Due, no. One and a half. No, and it's not a number, but okay, it is a number. Only full numbers, only full numbers. Solo numeri senza decimali. Three, no. Three, zero, no. Uno, no. Seven, no. One, two, three, four. It's ten, no. Some people are doing like this. I'm like, huh? What's that? Qualcuno fa così, non capisco. Four, very good. This is a four. Very, very good. È un quattro. Here we go. What number is this one? E questo? Three, very good, in the back. This is a three. È un tre. What number is this one? Questo qua? A two, very good. This is a two. What number is this one? No. It's not a five. Not a six. It's a zero. Yes. È uno zero. What number is this? Quest'altro? No. 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 Not one, not six, not zero. Not ten. What number is this? No, not seven. Not nine. It's a small number. È un numero piccolo. Two, somebody said two? Yes, two. This is a two, obviously. Ok, due. Ovviamente. What number is this? Questo che numero è? What? No, not a three. No, 30. What number is this? Three, very good. This is a three. È un tre. What number is this? Questo. Very good, that's a two. What number is this? Questo. One, this is one. What number is this? That's a five. What number is this? That's a three. What number is this? Very good. Two. Very well. Don't believe too much in logic. Many of you were counting the eyes, the circle, the smile. You were trying to find the logic in the numbers, like a code. You were believing maybe it was a code. Non cercate di trovare logica in quello che abbiamo fatto. Qualcuno stava cercando dei codici, stava tipo contando occhi, bocca, ma non credete nella logica. Because also logic is cultural. Perché anche la logica è culturale. Logic is what we've done so many times that it's logic, it's gonna be the same. Quindi la logica è quello che abbiamo fatto così tante volte e quindi è logico ed è la stessa cosa. But it doesn't mean there can't be other logics. Ma non significa che non ci possano essere altre logiche. One more. To avoid ambiguity. Un altro, evitare ambiguità. People are afraid of ambiguity. Le persone hanno paura dell'ambiguità. Because our brains are not made genetically to deal with ambiguity. Perché i nostri cervelli geneticamente non sono fatti per affrontare l'ambiguità. For example, if I say this is green. Ad esempio, se dico questo è verde. Your brains immediately go quack quack, not true, not green. Il vostro cervello immediatamente si allarma e dice no, non è verde. Yeah? Because it's ambiguous. It's red. I can see it's red, but I said green. Makes no sense. È ambiguo perché è rosso, ma dico verde, quindi non ha senso. But things that don't make sense are great for bringing creative solutions. Ma le cose che non hanno senso sono bellissime per arrivare a delle soluzioni creative eccezionali. It doesn't mean that if it's not, it doesn't make sense, then it is creative. Non significa che se non ha senso allora non è creativo. So, we're gonna embrace ambiguity. Quindi accogliamo l'ambiguità. Yes, within our hearts. Nei nostri cuori. Yes, with love. Okay. Con amore. I'm gonna write here a word.
Very famous word, yes? Scrivo una parola molto famosa. embrace it. Topicaio. Topicalo. Yes. Everybody knows here what is topicalo because they are all experts in topicalo. Tutti voi sapete cosa cos'è perché siete degli esperti in questo. Of course, yes. Some people are saying of course. Qualcuno dice sì, sì, certo. Can somebody explain Vera, because Vera doesn't know. Can somebody explain Vera what is topicalo? Qualcuno mi può spiegare che cos'è il topicalo? It's a very strange animal. È un animale molto strano. Yes, where does it live? Dove vive? All around, yes. It lives around us. Vive con intorno a noi. Is it big or small? È piccolo o grande? Very molto good. Piccolo. We have another one here. Un'altra parola. Kakido. Yes. Who wants to explain what is a kakido? Chi mi sa spiegare cos'è un kakido? It's a tree. A kakido. Very good. What color? Che colore? Brown. Brown. It's a brown tree. Very nice. We can have another one, which is parola. Poo. Puse. Puse go. Puse gola. Puse gola. Very good. A puse gola. Who wants to explain what is a pussegola? It's a fish, of course. Un pesce. It's a pussegola. How do you eat it normally? Come lo mangi di solito? With tomatoes. Con pomodoro. And with kakido. E un kakido. We eat it with kakido normally. Very good. Di solito si mangia col kakido. Very good. Yes. For many of us, this kind of exercises might look useless. Per molti di noi un tipo di esercizio così può sembrare inutile. But this helps our brain to learn how to deal with ambiguity. Però aiuta il nostro cervello a fare i conti con l'ambiguità. And to create something from different things. E a creare un qualcosa da cose diverse. This reactivates our imagination that normally we lose when we are children. Questo riattiva la nostra immaginazione che di solito perdiamo quando diventiamo grandi. And why do we lose our imagination? E perché perdiamo la nostra immaginazione? There's a question over there. Very good. We'll get there. Non I agree. Penso che venga persa, ma che sia solo allontanata da noi. And this is what I'm going to talk now. You're right. I agree with you. Sono d'accordo con te e parlerò di quest'ora. No. Okay. The reason why we lose imagination, one of the reasons, yes, it's the process of socialization. Uno dei motivi per cui perdiamo l'immaginazione è la socializzazione. Yes. Because our education system and the way we socialize with others teaches us that making mistakes is wrong. Perché il nostro sistema educativo e di socializzazione ci insegna che fare degli errori sì, sia sbagliato, fare degli errori sia sbagliato. Yeah. That's why when we look at this we think like ah, that's stupid. Per questo quando guardiamo una cosa del genere pensiamo che sia stupido. We were taught to only appreciate what is logical and intelligent. Ci è stato insegnato a dare diciamo una a considerare corretto soltanto ciò che è logico. Voilà. But a lot of discoveries, creative discoveries come from mistakes. Come from? Mistakes. Ma molte scoperte vengono proprio dagli errori. For example, do you know why it was invented or how it was invented the post-it? You know post-it? Sapete perché è stato inventato il post-it, ad esempio?
You know, yes? Do you want to explain it? Ci vuoi spiegare? Loud. Con questa e così provo ad utilizzarla per qualcosa. Very good. I will explain. I will re-explain. That's very good. Thank you. They were making an investigation about glue, a special glue, a glue that glue very well. But one of the tries that they were practicing, it ended up having a glue that didn't glue. Perché stavano cercando di creare questa una colla molto potente, però nei vari tentativi è venuta fuori una colla che in realtà non incollava. Yeah. So it's glued, but it always came out. Una colla era una colla, però poteva staccarsi sempre. And what do you do with glue that doesn't glue? E quindi che cosa si fa con una colla che non incolla? Post it. Il post-it. It was not immediate. They left it. They said it's a mistake. Only years later, somebody thought, "Oh, maybe this is interesting." Però non è stata immediata come cosa. Soltanto dopo qualche anno, qualcuno ha deciso di reinventare, insomma, questa cosa. A lot of things we use were invented like this. The potato chips. Molte delle cose che utilizziamo sono inventate in questo modo. Ad esempio, le patatine. The skates, you know, for the feet. I pattini. Yes. Teddy bear. L'orsacchiotto. A lot of things were invented by mistake. A lot of things that we use. Molte cose sono state inventate per errore. It was a gift. Raccontaci dell'orsacchiotto. It was a gift for a president, American president. I don't remember exactly who, and he was called Teddy. Roosevelt. Okay, I didn't remember that anymore. And a child gave him this, and it was for Teddy. And after that, it started being sold everywhere as the teddy bear, because it was a bear. So suddenly now everybody likes to have a teddy bear. But humankind was not born enjoying to sleep with a bear. Era un regalo al presidente Teddy Roosevelt e quindi poi insomma è stato diventato famoso col nome di Teddy Bear perché era un orso e perché il primo era stato regalato a Teddy Roosevelt. E però era una cosa strana perché comunque nessuno era mai abituato a dormire con un orso, con un orsacchiotto. And now it's obvious that children like to sleep with a bear. Mentre ora è normale che i bambini dormano con l'orsacchiotto. Fabrice, do you want to add that later? I want to show you a video. It's not here, but I will look for it. And this video is in Catalan, yes? And the subtitles are in English. So good luck to understand it, yes? Vi faccio vedere un video che è in catalano, però ha i sottotitoli in inglese, quindi buona fortuna. La comprensione. Okay, so I have to look for it. Why is he doing this to me? Help! Help! Scusa. No. How do I see my menu? I have to go to my files. Normally it's down here, the dock. Because now it's different, so now I don't see the dock. Okay, good, that's it. Thank you. Wait a minute. Yes, no, I know, I took it out. Thank you. I will put it back in a moment. I hope it works. Let's see. Alors, così è bello, perché approfitto, perché non potrei dire una parola stamattina. Alors, questo pomeriggio in verità faremo tanti esercizi dove sarete coinvolto di più perché lavoreremo in gruppo e sarete molto più attivi. Ma vorrei dire, perché la approfitto, almeno due esempi perché vedremo tanti altri freni alla creatività questo pomeriggio. E vorrei raccontare due storie di creatività e come arrivano le... Sì, l'idea e anche le freni. Adesso sono bloccato. La prima è, non lo so se conoscete
Le penne à bic. Allora, tutte le grandi invenzioni, vi invito a leggere le autobiografie di questi signori che hanno creato, perché sono bellissime in generale. Ma solo per la storia del bic, la cosa bella è che è nato prima vedendo delle bambini giocare con le, in italiano non lo so, le bili. Eh sì, e la biglia ha attraversato l'acqua e ha visto che l'acqua lascia, va una traccia dopo. Allora, il concetto della pena è nato così. Ma per le freni non è questo che volevo dire. Credo che i bic hanno creato queste pene, tranquillo. Poi a un momento hanno voluto sviluppare altri prodotti. Allora hanno fatto delle belli brainstorming e tutto questo per dire che nuovi prodotti vogliamo fare. Allora si sono detto facciamo le penne colorate, con la gomma sopra, con tante cose così. E poi c'è uno in mezzo a questo gruppo che ha detto facciamo dei rasoio. Tutti gli altri l'hanno guardato così. Ma che cosa del rasoio? E questo era interessante. Perché il problema è che tutte le prime idee che venivano, avete capito, erano legate all'idea che il primo prodotto creato era legato alla scrittura, e donc tutte le altre idee che dovevano venire dovevano essere legate alla scrittura. Poi quello che ha parlato del rasoio ha detto da un altro punto di vista: ma noi non è che facciamo dei prodotti legati alla scrittura, facciamo dei prodotti che sono gettabili. Allora potevamo inventare tutti i prodotti che erano per un consumo veloce. È per questo che è nato il rasoio, l'accendino Bic, non ce l'ho più in tasca. Tutto questo era bello come approccio. È un dei freni quando siamo sempre bloccati su un tema. Parlerà del diritto a sbagliarci, sempre di Bic. Parlo di lui perché lui ha vissuto in Bretagna, allora per questo sono molto affetto. A un momento hanno creato anche dei parfumi, ha detto bellissimo, facciamo dei parfumi a pochi pesto, che possono... e questo non ha funzionato per niente. Allora che i parfumi erano di una bellissima qualità quando si faceva il test a occhio chiuso. E il problema è che dentro le menti della popolazione non si poteva fare un prodotto che è collegato al lusso con il basso costo. Vedete la figura che faccio? Vado a vedere la mia bella e gli offro un profumo gettabile. Faccio brutta figura e subito. È per questo che non ha funzionato, malgrado che funziona. Penso che Anita è pronto. Donc, la prossima storia e l'esercizio arriva dopo. Ready for the Catalan English? Yes. Pronti per il catalano inglese? Here we go. So they finished the league with 271 goals against one. Quindi hanno finito il campionato con 271 gol presi contro un gol fatto da loro, segnato. I like this movie a lot because it's a good story about mistakes. Quindi questa è una bella storia sugli errori. And it's not the same thing to be creative and to make mistakes. Certamente non è la stessa cosa essere creativi e fare errori. But like Ken Robinson says, ma come dice Ken Robinson, if you are not ready to make mistakes, you are not ready to do a creative path. Se non siete pronti a fare degli errori, allora non siete pronti a seguire un percorso creativo. So we go back to our prezi, if I can. Quindi torniamo alla nostra presentazione. Let me see if it allows me. Okay. Yes, good. And I'm going to talk about two more obstacles to creativity, and then we go for coffee break. Yeah?
parlo di altri due ostacoli alla creatività e poi facciamo pausa. Yes, very good. Now or late? At the end. Okay. And then Fabrice will add something. E poi Fabrice dirà qualcos'altro. Now, a lot of people say that to play with problems, like we did here, like this, or this, that is useless. Molti dicono che giocare con i problemi, come abbiamo fatto noi, sia inutile. But the truth is that nobody is born creative. Ma la verità è che nessuno è nato creativo. Creativity is something that you can train and practice like a competence. La creatività è un qualcosa su cui ci si può allenare, proprio come altre competenze. Which is good news for all of us. E questa è una bella notizia per tutti noi. There are people that are born with personality traits that help on the process. Ci sono alcune persone che sono nati con dei tratti della personalità che aiutano, insomma, a sviluppare questa creatività. But they are not born creative. Però non sono nati creativi. For example, if by genetically you are more resistant to frustration. Ad esempio, se geneticamente siete più resistenti alla frustrazione, probably you will try more times in the process, you don't give up, and therefore you get to more creative solutions. Probabilmente cercherete più volte e fino ad arrivare a delle soluzioni creative, arriverete a delle soluzioni creative. But that's why playing with problems help our brain to practice. Ecco perché giocare con i problemi aiuta il nostro cervello a fare pratica, a esercitarsi. It's like making roads in your brain, new roads. È come creare delle strade all'interno del nostro cervello. And physically it's like that. E fisicamente è così. There was a research in America. C'è stata una ricerca condotta in America. They realized that there was a group of nuns in a convent. In cui è stato visto che c'era un gruppo di suore. And they lived much longer than the people around the community. Quindi c'era un gruppo di suore che viveva in un convento e che viveva più a lungo rispetto al resto della comunità. So somebody went to study them to see what is it? It's what they eat, it's the water, it's the house, what is it? Quindi sono andati a studiare il motivo di questa longevità, insomma, delle suore. Era quello che mangiavano, quello che facevano, insomma, sono andati a studiare. And they discovered that these nuns, they allowed themselves only one luxury. E hanno visto che le suore si concedevano un unico lusso. It wasn't sex, of course. Che non era il sesso, ovviamente. They're all thinking about it. Ma tutti voi stavate pensando a questo. No, they allowed themselves to make games like Sudoku, crosswords, enigmas. In pratica facevano giochi come il Sudoku, il cruciverba, altri giochi simili. And this has been proven to keep your brain cells alive. It makes you to produce more neurons. E questo è stato visto, insomma, che permette alle cellule cerebrali di vivere più a lungo e quindi ai neuroni di vivere di più. So each time you are thinking, each time you are trying to fix a problem, you're actually teaching your brain how to fix problems and to create new logics that will help you to find different solutions, more possibilities. Quindi ogni volta che cercate di risolvere dei problemi, state allenando il vostro cervello a trovare sempre soluzioni, a creare nuove logiche, quindi allenate il vostro cervello. Of course, some problems, some of these games are really stupid. Ovviamente alcuni di questi problemi, alcuni di questi giochi sono molto stupidi. And I like them. Ma a me piacciono. Of course. So we're gonna do some. Ovviamente, quindi li faremo. Of course. So the first one, you have to heat up your hands like this, yes, quindi before you fall asleep. Quindi primo, sfregate le mani. And you put your right finger like this. Mettete yes. Il dito destro così. Yeah. And with your left hand, you're gonna grab the base of the finger. Con la mano sinistra prendete la base del dito. Yes. And now with your right hand, yeah, with a hand with a finger like this, you have to catch your finger like this. You have to be very fast. One, two, three.
No, I didn't. Sometimes I make it. Con la mano destra dovete prendere il dito. No. You manage? Ed essere molto rapidi. No? Did you manage? No, 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 no. You have to catch it. Dovete prenderlo, afferrarlo, afferrare il hand. Dito. Very good. There's another one. It's like this. You put yourself like this. Quindi c'è un altro gioco. Fate così. Yes, you make a hole. Very important to be a good hole. And now you have to put your finger inside it. Really, you have to be fast. Dovete mettere il dito nel buco. Okay, these are stupid. You don't have any new neuron from this. Zero. Non avete neuroni per fare questi giochi. Okay, and this is the last one. Questo è l'ultimo. To think that a solution is outside of your knowledge area. Pensare che una soluzione sia fuori, insomma, dalla vostra capacità di conoscere. So, for example, if I show mathematical problems more difficult. Ad esempio, un problema matematico molto più difficile di questo. The reaction is, oh, I'm not good in mathematics. E quindi la nostra reazione sarà, no, non sono brava in matematica, non ce la faccio. Or if it's drawing and you say, no, I'm not good in drawing, or anything else. Oh, se si tratta di disegnare, dite no, no, io non so disegnare. Just like mistakes, a lot of new inventions come from people that are outside of that knowledge area. Proprio come quegli errori, molte belle idee e soluzioni vengono dalle persone che pensano di essere di non, insomma, riuscire a farlo. For example, the peas. Once upon a time there was a man who was planting peas and trying to cross different peas. Ad esempio i piselli, una volta c'era un uomo che ha cercato di creare diverse varietà di piselli creando vari innesti. Who was he? Chi era? Mendel. And what did he invent? Cosa ha inventato? Genetics. La genetica. He's the father of genetics. He was not working on a lab, on a genetical lab, but he invented it from the peas. Quindi what is this? Cos'è questo? Nobody knows. That's good. That's LSD. LSD. I'm very happy you don't know. Okay, LSD was invented by a scientist that was on his lab studying something else, not drugs at all. I don't remember exactly what he was practicing, but he was trying something else, I forgot what. Quindi and he made a solution and he tried it. Quindi l'LSD è stata inventata da uno scienziato nel suo laboratorio che però non lavorava, insomma, sulle droghe. Quindi ha inventato questa soluzione e l'ha provata. And he wrote down what he felt. E ha scritto quello che aveva sentito. And of course, sometimes later somebody else read it. Ovviamente qualche tempo dopo qualcun altro ha letto quello che lui aveva scritto. And they thought that's a good idea. E ha pensato, beh, è una buona idea. The same with penicillin. La stessa cosa con la penicillina. Yes. So there was Fleming was studying other bacteria and they discover one bacteria that killed everything around. Fleming stava studiando altri batteri, ma ha scoperto un batterio che in realtà riusciva ad ucciderne altri. So, go back here. Sometimes the fact that you are outside of an area, it means you don't have all the logics of that area. Quindi a volte il fatto di essere al di fuori di quell'area di conoscenza specifica vi permette di trovare, insomma, altre possibilità. For example, if you are not a business manager, but you start a company, maybe you will discover a new way of how to manage your company. Ad esempio, se siete un business manager e non lavorate in un determinato settore, riuscite a scoprire, insomma, individuare delle soluzioni, delle possibilità che invece sono migliori. Okay, and for me, this is enough for how not to be creative. Quindi questo è abbastanza. Vi ho detto già molto su come non essere creativi. I'm going to give the word for Fabrice, and after the coffee break, we're going to start thinking on how to be creative.
Quindi ora lascio la parola a Fabrice e dopo il coffee break parleremo di come essere creativi. Allora, infatti, dopo il coffee break parleremo del processo. Ma volevo fare un piccolo esercizio con voi e in più una scatola di biscotti, che è bello per la transizione per, la, per il coffee break. Solo per fare l'illustrazione anche di altri blocchi che abbiamo sempre per la creatività. Volevo chiedere questo. Già devo far prove. Con questa scatola vorrei chiedere a voi come potete misurare con la scatola e con questo strumento che si chiama una riga la distanza fra questo punto, grazie Mino, fra questo punto della scatola e questo altro punto della scatola. La diagonale. Sì. Allora, questa distanza fra questo punto e quello punto, non questi, è facile, no, questi. Avete idea? Come? Aprire la scatola è un'idea. Altri? Ah sì, è il Pitagora. Sì, sì. Quando conosci questo lato, questo, tac, 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 al caret. Com'è? Ah, quindi... Sì? Bravo. No, no, ma in verità esistono sempre tanti. Ci sono anche che mi dicono, ah, prendo l'indirizzo, chiamo il direttore, sicuramente avrà la risposta. Ah, e funziona anche. Ma faccio questo esempio, perché tutti gli esempi che avete detto sono validi e arriveremo al risultato. E il problema, e parleremo del tempo questo pomeriggio, okay. Sicuramente con Pitagora arriviamo bene. Possibile che abbiamo un dubbio, ah, ma come perfettamente la formula, devo ricercare dentro il libro, non capisco tutto bene, ma arriverò alla soluzione. Smontare la scatola anche. Bon, là ho tolto le biscotti, ma le avrei distrutte tutti per arrivare a prendere la misura. Volevo far vedere solo un'altra possibilità per prendere la misura. Guardate bene. Sì, dico questo perché il problema è spesso anche legato alla creatività è del sapere troppo. Tu entra su queste meccaniche, ha parlato di Pitagora, di questo, perché a un momento ha imparato questo e sempre dobbiamo utilizzare le cose che abbiamo imparato. Ogni tanto serve, ma anche le giustifichiamo per mettere senso alle cose che abbiamo imparato. Allora, vedremo, perché c'è una parola che mi piace molto collegato alla creatività, è il paradosso. Perché sapere tante cose servono anche a essere creativi. Dunque non è di non sapere niente che serve a essere creativi. Ma per dire che sapere troppi ci troviamo bloccato anche per aprirci a dei nuovi idee o concetti. Questo esercizio con la scatola, spesso dei bambini trovano la soluzione quella, non vanno a pensare, ah, smontiamo e troviamo le formule magiche.
Ma e questo pomeriggio vedremo anche altri freni così di pratica più. Ora è arrivato il momento del coffee break. Che ora è esattamente? No, no, se dobbiamo fare delle regole internazionali, hanno inventato l'orologio per questo. Là è proprio mezzogiorno, le 12. Alle 12:25, 27, siamo lì. Ora è proprio mezzogiorno preciso. Alle 27 siamo tutti lì.